Andiamo avanti invece con la nostra trasmissione. Oggi è giovedì e il giovedì si parla di teatro. E quindi buongiorno Tamara Malleo. Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio di Good Morning Milano e salutiamo anche Beatrice, la tua collaboratrice questa mattina, Sì. sempre in realtà, non questa mattina, Ah però no, dopo è lì in regia. due Insieme adesso è arrivata anche Ginevra, quindi sono lì tutti e due in regia volte. che stanno iniziando Lavorando la giornata. alacremente. Sì. Allora, Non... gli appuntamenti del teatro, Dimmi così tutto. andiamo subito. Allora, arriva a teatro una coppia che in quest'ultimo anno si è rodata e arriva a teatro sbarcando con Alice e Loris al Teatro dei Puccini, quindi ci troviamo in zona Corso Buenos Aires, Metropolitana Rossa, Porta Venezia o Lima. Alice e Loris sono Alice e Francesca Redini e Loris Fabiani che appunto è tornato alla ribalta, diciamo così, per moltissimi perché ha partecipato a LOL, ma in realtà Loris Fabiani lavora da tantissimo tempo affinché la teatralità possa approdare ovunque e dovunque, insieme ad Alice Redini, che è un'attrice meravigliosa, peraltro anche autrice, regista di spettacoli molto belli, diciamo su una linea surreale onirica molto divertente, peraltro, perché c'è un'ironia che Alice porta sempre nei suoi lavori. Insieme si incontrano e insieme, diciamo così, dialogheranno o litigheranno, questo lo scopriremo solo a teatro, per tutta la prossima settimana, da martedì 15 a domenica 20. Quindi li potrete trovare e in qualche modo saremo, perché ci andrò anch'io, coinvolti in questo spettacolo, dove appunto loro dialogheranno, su quello che accade loro, sia artisticamente che, diciamo così, umanamente, e noi saremo testimoni di questo incontro, di questo scontro. Secondo me loro hanno un modo di stare insieme molto energico, molto divertente, però al tempo stesso anche molto riflessivo. Quindi un appuntamento da non perdere, Alice Loris, l'appuntamento al Teatro Elfo Puccini in Corso Buenos Aires. Corso Montanari, Buccini, perfetto. Allora, poi ci spostiamo invece al Teatro Gerolamo, che si trova Girolamo. Si trova praticamente in centro, e quindi arrivati in centro si arriva appunto facilmente con la fermata Duomo. E sabato 12 e domenica 13 sarà in scena Lucia Vasini con uno spettacolo, diciamo, della tradizione, e cioè Mistero Buffo di Franca Rame e Dario Fo. E lei da questa opera. Lei ha lavorato per tantissimi anni nella compagnia di Dario Fo e Franca Rame. Da questo Mistero Buffo ha tratto tre, diciamo così, tre collage, tre giullarate. E in questo spettacolo, oltre a queste tre giullarate, ha aggiunto anche dei prologhi originali con alcuni estratti delle interviste di Dario Fo e Franca Rame. Anche alcuni estratti del rapporto di Dario Fo con Dio e il Vangelo, quindi c'è un viaggio attraverso Mistero Buffo, reinterpretato da Lucia Vasini, che come sappiamo è un'attrice molto brillante, ma al tempo stesso anche lei cerca poi dei percorsi riflessivi nelle parole e nelle opere del teatro, e in questo caso appunto è un modo per ripercorrere questo, diciamo così, questo pilastro del teatro della nostra tradizione attraverso poi la rilettura appunto originale di Lucia Vasini. Quindi ci troviamo al Teatro Gerolamo il sabato 12 e domenica Domenica 13, 13, quindi questo nei weekend. prossimi giorni. Questo È la weekend. fermata Duomo, quindi Ok. potete trovarlo, se si può arrivare facilmente. Ecco, l'unica cosa, in macchina è un po' No, difficile. andate, c'è lì, andate con la metropolitana, Esatto, giustamente. quella metropolitana è facilissimo. Invece poi ci spostiamo al Teatro della Cooperativa, un teatro che appunto parliamo spesso. Renato Sarti continua anche in questa stagione il suo viaggio nel sociale, nella memoria e nel recupero soprattutto delle storie che spesso vengono dimenticate o abbandonate. In questo caso, proprio Renato Sarti insieme a Domenico Pugliares, con un testo di Renato Sarti e Franco Pero, porta in scena domani, quindi da venerdì 11 a domenica 13, È vietato digiunare in spiaggia, ed è un ritratto di Danilo Dolci.
Danilo Dolci, neanch'io lo conoscevo, quindi ammetto la mia ignoranza, è stato un sociologo, pedagogo, poeta, scrittore, che aveva scelto nell'immediato dopoguerra di portare avanti le sue battaglie di attivista recandosi nella Sicilia flagellata dalla fame, dalla mancanza di acqua, da tutta una serie di problematiche legate al territorio e soprattutto per combattere la disoccupazione e le ingiustizie. Uno, diciamo così, un terreno molto fertile per le organizzazioni criminali e la mafia, e lui appunto cercava di creare delle condizioni per poter avere gli strumenti per potersi in qualche modo ribellare o in qualche modo essere consapevoli di quello che stava accadendo. Appunto Renato Sarti, come spesso fa, vuole riportare alla luce storie che in realtà molti di noi non conoscono, e in questo caso Danilo Dolci è al centro di questo racconto, rievocando la sua vita, quello che ha fatto, anche se il passato da cui arriva non è poi così lontano. A noi sembra molto lontano, ma in realtà è molto vicino e può essere collegato anche a molte storie legate al nostro presente. Quindi, Teatro della Cooperativa, ci troviamo a Niguarda. Niguarda, sì. Altra zona di Milano. Si può raggiungere, in questo caso, con la metropolitana, ma anche c'è con... il tram. Sì, c'è il tram, bravissimo. Il 4, credo. Sì, il 4. Però vabbè, in questo caso si può raggiungere anche in macchina, si può trovare parcheggio facilmente. Da venerdì 11 a domenica 13 è vietato digiunare in spiaggia. Beh, insomma, tutti e tre molto interessanti e molto vari e diversi, quindi sì, grazie Tamara come sempre per darci un bel quadro generale. Ricordiamo anche dove possiamo invece seguire Tamara Malleo, oltre che, non allora, so, all'esse lunga di via, no, non so dove vado a fare la spesa. Allora, l'appuntamento con Teatromania è il venerdì alle 15.30 su Milanao, canale 191, e il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, quindi c'è una diversificazione, canale 11. Va bene Tamara, grazie mille, buona giornata e ci si vede a teatro allora, dai. Vedi a teatro, grazie mille, ciao. Grazie mille Tamara Malleo.